Buongiorno, benvenuti alle chicche formative anche questa mattina. In partenza per Riccione, per la convention dell'EFPA, dove vi aspetto allo stand D13 al quarto piano, ok? Dove ci sono un sacco di sorprese, potrete avere la piattaforma gratuita per 7 giorni, quella di mobile marketing, potrete farvi misurare la vostra temperatura della pelle per vedere quali sono i colori più adatti a voi, potrete naturalmente acquistare anche i miei libri a un prezzo più basso rispetto a quello della libreria o dell'online. Allora, oggi, mentre ero giù al parco con la nanà, stamattina una mia vicina e amica mi dice: "Ah, bella la chicca formativa che hai fatto, quella delle commesse che non ti davano retta. Ma dov'eri? Dov'eri?" Allora gli ho detto, lei conosce anche lei questo posto, mi dice: "Ah, ma sai, perché non ci sono più, cioè le commesse oramai sono solo quelle del centro, quelle delle boutique. In realtà tutte le altre sono delle cameriere, ok? Che mettono a posto le cose e fanno cassa." Questa cosa mi ha colpito, ho detto: "Guarda, cara Marina, dico, questa te la prendo in prestito per fare una chicca formativa per quanto riguarda anche qui i consulenti finanziari." Allora, ci sono consulenti finanziari, diciamo, commessi, ok? Quindi sono quelli che servono il cliente in base alle sue esigenze, no? Quindi devono guardare che taglia, che colore andrebbe meglio, cose più giusto per te, ascoltano le esigenze e poi prendono l'abito, ok? E semmai prendono giù le misure per l'orlo, lo mandano in sartoria, glielo rimandano, cioè, no, il consulente commessa, per capirci. Poi c'è il consulente cameriere, invece, no? Il consulente cameriere prende e porta il piatto che gli viene dato dalla cucina, ok? E non va ad ascoltare più di tanto che esigenze, cosa vorrebbe mangiare il cliente, no? Cioè, è avanzato il risotto, quindi vende risotto, dice che cos'è rimasto? Risotto, guardi, quello è finito, è rimasto risotto. Quindi cerca di piazzare i prodotti, le offerte, il camion di banane di cui abbiamo parlato spesso, che è arrivato in cucina, ok? C'è una bella differenza tra il consulente cameriere e il consulente commessa, ok? Qualcuno mi capita di conoscerlo, no? Visto che io conosco migliaia di consulenti finanziari, quelli che vengono da me a fare business coaching non sono i consulenti cameriere, sono tutti consulente commessa, perché chiaramente vogliono crescere, vogliono fare un certo percorso, vogliono sviluppare ancora di più la clientela, sono quelli che fanno esami, fanno corsi, fanno un sacco di cose, quelli lì sono i clienti commessa, consulenti commessa. E poi ci sono i consulenti cameriere. Tu che mi stai ascoltando, di sicuro sarai un cliente commesse, non un cliente cameriere, almeno spero. E se c'è qualche consulente cameriere all'ascolto, mi spiace per lui, ma è finita l'epoca dei camerieri, secondo me. Con la MiFID 2 è finita l'epoca dei camerieri. Vinceranno i consulenti commesse, ok? Ci vediamo a Riccione, tra poco parto, ci vediamo a Riccione, ok? La prossima chicca sarà da Riccione. Ciao a tutti, buona giornata!